Per l'evento di Halloween, 8% di sconto per l'acquisto di crediti Foot su igivault.com. Ciao ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi parleremo di Road to the Knockout, carte gameplay, quindi carte interessanti, budget alti, investimenti nuovamente in Foot. Chiaramente consapevoli del fatto che il mercato delle gameplay è molto instabile perché varia a seconda degli spacchettamenti giornalieri dovuti ai grossi promo pack che stanno già rilasciando in Foot, dovuti alle nuove SBC, nuovo... Il mercato, diciamo, quest'anno non è come l'anno scorso, ok? Quindi quando parleremo di carte da gameplay dovete essere consapevoli del rischio al quale vi andate a parare. Prima di partire vi faccio vedere brevemente gli ultimi due arrivi di fcmaglia.com. Allora, il primo... sono due pantaloncini, ragazzi, Il primo è un pantaloncino di una serie A che l'ho preso semplicemente perché mi piaceva la divisa. È molto semplice, è il pantaloncino della Roma. Vedete? New Balance. Qua c'è lo stemma della Roma. Molti romani saranno contenti di questo mio acquisto. Ciò non significa che io sia romanista, Sapete che non ho mai svelato quale sia la squadra per cui tifo, perché preferisco lasciare tutto al di fuori di Foot, delle live, dei video. E seconda cosa, ma non per, diciamo, importanza, sono i pantaloncini dell'Adidas del Manchester United. Eccoli qua, c'avevo il contrario, scusate. Sapete che adoro le divise del Manchester, adoro alcuni giocatori come Pogba, Bruno, Fernandes, eccetera, eccetera. Quindi non poteva mancare il pantaloncino anche del Manchester United. Vi ricordo, fcmaglia.com, coupon Lucio, 15% di sconto. Eccoci come sempre su Footbin. Prima andiamo ad analizzare il team Road to the Knockout numero 1, ok? Escludendo chiaramente le card super economiche su cui abbiamo fatto compravendite, abbiamo fatto profitti come Diop e Gravenberg. Principalmente sono salite, anzi, senza principalmente, sono salite esclusivamente grazie al fatto che fossero un requisito delle SBC rilasciate in settimana, perché Bernardo Silva richiedeva un giocatore Road to the Knockout e anche Politano richiedeva un giocatore Road to the Knockout. Quindi le card economiche attualmente non ci interessano. Quelle di cui voglio parlarvi sono le card da gameplay, e vi basta guardare non soltanto giocatori costosissimi magari come Sané, come Marquinhos, eccetera, ma anche giocatori di intermezzo. Perché guardiamo ad esempio Tonali e Vidal, partendo dal presupposto che Tonali e Vidal abbiano avuto un grosso sbalzo, principalmente grazie al fatto che sono disponibili tanti giocatori Serie A nell'ultimo periodo, per cui molte persone sono andate a completare una squadra con la Serie A. Oltretutto Politano ha dato una piccola spintarella aggiuntiva, infatti carte come Tonali che passavano sui 50-60k hanno raggiunto e superato addirittura gli 80.000 crediti. Con Vidal un po' diverso, perché la carta ha meno ibridabilità, nel senso che Tonali dà link, oltre agli italiani, dà link a Teo Hernandez, e quindi è proprio una garanzia magari in questo caso. Vidal un po' meno, però anche lui ha dato ha avuto il suo rialzo, perché è passato dai 45-48k circa ai 58-60.000 di oggi. Ma non soltanto loro, una carta come Mukiele, una carta come Rodrigo, una carta come Isaac, che nei loro ruoli non hanno molte alternative, hanno avuto bei rialzi. Chiaramente Rodrigo poi era una carta che Real Madrid, Brasile, Real, che molto probabilmente riceverà uno se non due upgrade, quindi è un'altra questione. Però già una carta come Isaac, che costava intorno agli 80k nel weekend, è raggiunto i 90.000 crediti. Per cui direi che questa settimana possiamo con un po' più di tranquillità andarci a selezionare quei giocatori che secondo noi possono essere interessanti. E fra tutti i giocatori più interessanti, eccetto quelli che vedete che stanno a 20-25k, e stanno a 20-25k perché sono un requisito, altrimenti per quanto possano essere giocatori discretamente interessanti,
non hanno appeal. Quindi personalmente eviterei l'investimento su card da 25-30k. Eviterei Diatta, eviterei Tapsoba, Mavi, Verissimo, Maele, Arnold e probabilmente anche il Sharawi e Tielemans, per quanto siano due giocatori molto interessanti a parer mio, specialmente Sharawi. Ma quello su cui mi focalizzerei in primis e quasi esclusivamente è Jesus Navas. Jesus Navas è una carta che, nonostante la miriade di spacchettamenti dei weekend, perché abbiamo visto come nei weekend EA Sports abbia messo per 3 giorni consecutivi promo pack molto grossi, promo pack da 50.000 crediti, pack giocatori rari con 83 più garantito, pack giocatori oro prime con 82 più garantito, pacchetti mega da 35.000 crediti con 82 più garantito. Cosa vuol dire? Tanti tanti spacchettamenti. Nonostante ciò, la carta di Jesus Navas è rimasta molto molto stabile rispetto al forte calo che hanno avuto tutti gli altri Road to Knockout principalmente. E altro fattore che contribuisce, diciamo, al suo interesse è la carta IF. Se voi andate a vedere l'andamento della carta IF prima dell'uscita del Road to the Knockout, guardate un po', quando stava nei pacchetti costava 35-40k. Ha avuto un costante rialzo fino a raddoppiare il suo prezzo per due motivi. Prima cosa, in Liga non ci sono terzini destri utilizzabili eccetto Jesus Navas. Quindi Jesus Navas è l'unico terzino destro forte della Liga. C'è Suarez, ma una volta che usiamo Suarez è uguale a Carvajal oro, è uguale a Jesus Navas oro. Anzi, Jesus Navas oro è più forte di Suarez, è più forte di Carvajal. Seconda cosa, dà link praticamente a tantissime altre cose, perché essendo spagnolo, oltre a dar link a tutta la Liga, dà link a qualsiasi spagnolo presente in altri campionati. Quindi è, per quanto mi riguarda, un top player. Attualmente, ovviamente. Qual è il momento migliore per acquistarlo? Fra stasera e martedì sera. Forse stasera sarà l'ultima sponda, l'ultima possibilità di acquisto, qualora ci dovessero essere promo pack grossi. Io ancora non ne ho comprato mezzo, perché avevo timore che rinnovassero nuovamente i promo pack molto interessanti, molto grossi, scusate, e per cui ci potesse essere un ulteriore calo. La card si è stabilizzata indicativamente sui 93, 94, 95.000 come picco più basso, vedete? Per cui secondo me stasera potrebbe essere un buon momento per andare ad acquistare. Consapevoli del rischio, considerando circa, su una card da 100k, 5.000 crediti di tasse, andrei a relistare almeno ad un più 15, in modo tale da fare un 10k di profitto. Poi, ovviamente, inutile dirvi che Fred sia la seconda card più interessante all'interno del Team 2. È una carta che stava intorno ai 350, 360, 370, ha subito un calo organico, normalissimo, diciamo, dovuto agli spacchettamenti, dovuto alla fine delle finals, eccetera, eccetera. E secondo me è un secondo giocatore su cui si potrebbe far mercato, ok? Se volete prendervi un rischio alto, a vostro rischio, io non vi consiglio, ma se volete prendervi un rischio, potete andare su Tielemans ed El Shaarawy. Tielemans, che comunque sia, anche lui ha avuto un andamento abbastanza stabile, per quanto sia passato dai 40 ai 30k, non è al range basso dei 25 delle card SBC, magari vediamo stasera come si comporterà. Stesso discorso per El Shaarawy. El Shaarawy è una card sempre apprezzata, 4 skill, dà link a tutta la Serie A, dà link praticamente a Immobile, dà link a Politano, diventa un attacco completo, ecco. E la Roma adesso, al di là del 6-1, presumo che possa passare il turno e quindi magari ricevere almeno un upgrade e diventare un 86. Per cui questi sono i giocatori su cui io mi fionderei. Prima di tutto, Jesus Navas è quello che più di tutti preferisco. Seconda cosa, Fred per budget altissimi. Tielemans e El Shaarawy per budget medio-alti, ma soprattutto per chi vuole prendersi un rischio molto alto. Tempistica di vendita, direi massimo 5-6 giorni. Noi li andiamo a flippare, quindi a muovere in lista trasferimenti a prezzo maggiorato. Considerate che la settimana prossima ci sarà nuovamente la Champions, quindi è possibile che tutte queste carte già vadano, oltre al semplice rialzo di prezzo per l'avvicinarsi, della loro, anzi, per la loro uscita dei pacchetti, potranno avere un rialzo per l'avvicinarsi del turno di UEFA Champions League. Quindi questi sono i miei consigli per il Road to the Knockout.
Detto ciò, io vi ringrazio come sempre per la compagnia, per l'ascolto e la visione. Vi ricordo che trovate tutti i link qua in descrizione. Non mancate di iscrivervi al canale, lasciare un like al video e commentare qua sotto se avete dubbi o volete chiarimenti su qualsiasi tipologia di compravendita di cui abbiamo parlato in questi giorni. Da oggi tornerò nuovamente live su Twitch, con weekend di pausa. Da lunedì al venerdì alle 15:30 e il mercoledì alle ore 18, ragazzi. Non mancate e non dimenticatevi che se volete fare un passo avanti con la compravendita potete abbonarvi anche gratuitamente al nostro canale Twitch FIFA Utita TV, trovate sempre il link in descrizione. Se avete Amazon Prime, l'abbonamento è gratuito e potete entrare nel canale Discord dove giornalmente pubblico consigli di compravendita. Grazie per l'ascolto e la visione, ragazzi, speriamo di sbancare un'altra volta e un saluto a tutti. Ciao!